Siamo puntuali oggi, no? Bene, grazie per essere qui, buona domenica a tutti e un saluto a tutti coloro che sono collegati da casa. Fra l'altro oggi voglio ricordarvi che è il 24 maggio, battaglia del Piave, il Piave mormorò e quindi ricordiamo 24 maggio 1915, l'inizio della prima guerra mondiale. E fra l'altro l'ingresso dell'Italia, scusami, grazie. L'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale e la partita era il Trentino e la Venezia Giulia, oltretutto. E fra l'altro noi la ricordiamo, quella battaglia, poi per la canzone del Piave, no? Che è scritta da Gaeta, che era un napoletano, classe 1894, se non ricordo male. E vabbè, niente, giusto ricordare che sono passati 105 anni da quel 1915. Passerei subito alla lettura, se ce l'ho qui, non è che ho sbagliato il cartellino, alla lettura del bollettino e dopodiché ad alcune considerazioni, scusate, ecco qua. Allora, rispetto ai tamponi crescono, cresce ancora, sono 582.709. Abbiamo fatto 11.234 tamponi in più. I positivi sono 19.086, più 12. E qui vi dico, me lo faceva notare l'uomo dei numeri, l'assessore Bottacin, che abbiamo molti casi di ripositivizzazione. Cioè, di fatto, alcuni di questi 12, ma in generale in queste settimane, si vede che sono dei negativi che tornano positivi. Probabilmente anche un fatto diagnostico, no? Voi sapete che il tampone non ha un'attendibilità al 100%, per cui c'è anche questo dato. Ovviamente sono considerazioni, perché bisogna sempre stare attenti a cosa si dice in questo mondo, considerazioni macro, che vengono fuori dalla lettura delle tabelle, avendo noi i positivi segnati, si vede scritto ripositivizzazione, quindi ci sono anche questi casi. Ma molti vuol dire quanti ne abbiamo visti? Su questi 12, 4. Ma 4 sui 12, 4, però può essere un caso isolato, può essere. Però vi dico anche che c'è questo esempio, poi magari i clinici riusciranno sicuramente a spiegarlo. In isolamento ci sono 2.619, sono meno 2,33. Vedete che più o meno abbiamo 200 persone al giorno che se ne vanno dall'isolamento, stiamo scendendo vorticosamente. I ricoverati scendono anche loro, 482, vi ricordate i bollettini con 2.100 persone in ospedale? Meno 52. Le terapie intensive siamo a 40, 11 positivi e 29 negativi, quindi è stazionario. I dimessi sono 3.269 più 11. I morti in ospedale sono 1.351 più 3. I morti in totale sono 1.869. I nati sono 87. Ecco, grazie. E le considerazioni quali sono? Sono che si va verso, si chiude di fatto la prima settimana, perché a domani sarà una settimana di apertura, diciamo, e quindi di aumento importante anche nelle relazioni sociali, aprendo ristoranti, bar, piscine, palestre, centri sportivi, voi capite e lo avete visto, voi avete fatto, ho visto un po' tutte le vostre testate, hanno fatto reportage sugli assembramenti o quant'altro. Noi abbiamo un giro di boa che ci siamo dati alla volta di giovedì, quindi 10 giorni, per vedere se si muovono i ricoveri, se questo non rispetto delle regole che c'è stato, che è evidente da parte di alcuni, si traduce poi in una nuova infezione. Non è che ve lo dico così con tranquillità, siamo preoccupati, questo è ovvio. E siamo davanti però a un virus che oggi ci dà una positività che è sotto il 2 per 1000,
Se pensate oggi, se volessimo paragonare i tamponi fatti che sono 11.000, quasi 12.000, con i positivi che sono 12, capite che siamo sotto l'1 per 1.000. Per cui sono dati assolutamente che vanno verso situazioni di tranquillità. Ovviamente noi abbiamo l'obbligo di essere prudenti e di invitare i cittadini a affrontare il tema con serietà. Dall'altro avete visto ieri con l'ordinanza si sono aperte altre possibilità, stiamo lavorando, domani avremo ancora una conferenza dei presidenti e l'assessore Lanzarin lavorerà nel pomeriggio per ancora nuove linee guida, spero domani di chiudere tutta la partita delle terme e poi andiamo verso il tema dei cinema, il tema delle discoteche, delle grandi aggregazioni, insomma di quello che manca ancora all'appello. In generale debbo dire che dal 10 di aprile, per fare un po' di bilancio, i dati sono pressoché sempre in discesa, sia rispetto ai ricoveri sia rispetto alle terapie intensive, e questi sono dati positivi. Poi ci sono tante teorie, c'è chi dice il virus come è arrivato se ne andrà, questo è un dato di fatto, insomma la storia delle pandemie, delle epidemie ci insegna questo. Nel frattempo bisogna evitare di ammalarci, bisogna evitare di andare a infilarsi nei guai, di riempire gli ospedali e di mandare in crisi il sistema, tutto qua. E io non aggiungerei altro, no, volevo solo dirvi, ragazzi ci hanno mandato un sacco di cose, però guardate, vi ricordate che vi ho parlato di una signora che nottetempo a Mura di Cison di Valmarino si mise a realizzare tutte le mascherine in cotone per i cittadini, le mise nelle cassette e mi ha mandato una bella lettera che io non vi leggo perché è abbastanza lunga, e mi ha mandato una confezione, voi sapete cosa sono questi? Sono bacchi da seta. E me l'ha mandati come segno di rinascita, no? Questo era della nuova stagione dei contadini, era il primo reddito, no? Perché passavano l'inverno, iniziava la primavera e ancora prima della primavera in casa i bacchi da seta, cioè l'animale si teneva in camera, si teneva nei granai, si teneva in stalla, dappertutto. E il bacco da seta, lei dice, il bacco da seta ha salvato, ha sfamato le nostre campagne povere. E dice, il bacco da seta sarà anche il portafortuna di questa partita. Quindi grazie alla signora Biz che ci ha inviato ovviamente anche questo pensiero. E poi c'è Giulia Mascia che ci ha inviato questo, è un'altra ragazza, ha fatto un leone con un porta uova, perché adesso va di moda pulcini, uova. Eccolo qua, quindi anche per la creatività. C'è scritto che ama i cavalli e quindi la salutiamo. E poi abbiamo una miriade di disegni, guardate, stiamo veramente, come si può dire, preoccupati per la mole dei disegni che arrivano, ma mandateceli e poi faremo questa mostra, che ha ormai un sacco di candidature, perché si è candidato il sindaco di Vo, il sindaco di Treviso, il sindaco di Vicenza e tutti gli altri sindaci, per cui diventerà una mostra che avrà una sua vernice su un luogo simbolo e dopodiché diventerà itinerante, perché è giusto andare nei territori. Domande, prego? Ah sì, guardate, un'altra novità prima di passare alla domanda. Ho il video, spegniamo. Adesso mi scuso con quelli che sono a casa, che dicono che non vedono nulla dal video. Adesso io non so per quale motivo, però dicono che non si vede nulla. Però lo vedranno nei social, nella distribuzione, però desideravo in anteprima farlo vedere anche a voi, anche se qualche microfuga stamattina c'è stato, ho visto. Però insomma, ci abbiamo lavorato tanto, spero vi piaccia e abbiamo cercato di coniugare, capite, la frase finale dà una dimensione di tutto. Spegniamo le luci però forse. Basta poco, qualche centimetro di meno, una svista, una pacca sulle spalle, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano, una leggerezza, e tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale,
ma soprattutto fuori. Eccolo. E quindi questo verrà distribuito. Si rivolge a un target che è evidente, che è quello dei giovani, che è un target recettivo e un target ovviamente mirato per tutto quello che sono poi diciamo, la fascia che in questo momento è più a rischio. E quindi alla fine si finisce con questa domanda happy hour, cioè ora felice, non è un'ora felice, perché se poi finisce così non è un'ora felice l'happy hour. Per cui penso che sia fondamentale dare la massima diffusione a questo video. È stato realizzato dai Al Quadrato, che è l'agenzia che segue l'azienda Zero, quindi per conto dell'azienda Zero è stato realizzato questo video. E ce ne sono anche altri in arrivo, però insomma questo è quello più importante, perché lo diffonderemo da subito nei canali social e negli altri canali in maniera tale da poter intercettare i giovani. Ringrazio tutte le realtà, le televisioni, le realtà che fanno comunicazione, la carta stampata o chi altri, che vorranno dare ovviamente visibilità a questo video, quindi anche un invito di metterlo nelle home page un po' dappertutto, in modo tale che si possa cliccare e vedere. Prego. Filippo Quadrato. Buongiorno Presidente. Ciao. Allora, tiene ancora banco, anche oggi mi pare, questo scontro che francamente per molti versi è sconcertante tra il professor Crisanti e la direttrice della prevenzione Francesca Russo. Anzi, tutto volevo chiedere se lei ha avuto modo di interloquire nuovamente con i protagonisti di questa polemica, soprattutto con Crisanti. E poi volevo raccogliere una sua osservazione su questo aspetto. Al di là delle, come dire, delle rivendicazioni di primogenitura, a me sembra abbastanza grave che, grave dal punto di vista oggettivo, al di là della ragione o dei torti, che un consulente scientifico di prima grandezza della regione, al quale la regione ha affidato lo screening dei tamponi, quindi un'azione importante, abbia sostenuto che il piano messo a punto da un dipartimento regionale importante qual è la prevenzione sia un piano inconsistente, una bacianata. Questa è una valutazione oggettiva, al di là delle bizze o delle rispettive posizioni. Volevo una sua parola di chiarimento su questo. Ma guardate, io di certo mi sono ritagliato il ruolo di paciere rispetto a questo. Dico che abbiamo in scuderia dei cavalli di razza, siccome non sono dei ronzini, il cavallo di razza è sempre difficile da montare, eh. È sempre impegnativo, ogni tanto scalcia, morsica, sgroppa, però insomma io penso che ne abbia messi e ne ho messi tanti in fila, perché vorrei anche ricordare che si va dal professor Crisanti alla dottoressa Russo, alla professoressa Tacconelli, alla dottoressa De Silvestro, alla dottoressa Cattelan, al professor Vianello, al professor Navalesi. Magari ai cittadini molti di questi nomi non dicono nulla, ma sono coloro che poi effettivamente sono coloro che hanno salvato le vite umane, cioè curando i cittadini, intubando i cittadini, curandoli nelle terapie intensive, curandoli alle infettive. Cioè, c'è una squadra dietro, perché non vorrei che il tutto fosse ridotto al fatto che si comunica che ci sono solo due persone in Veneto che sono occupate della sanità, la dottoressa Russo e il professor Crisanti. Fanno parte di una squadra. Ci siamo anche noi, anche se magari qualcuno può dire togliete il disturbo, perché posso dire una roba, mi permetto di dire una roba, scusatemi. Allora, non è che può funzionare che se le robe vanno bene è merito dei clinici, se le robe vanno male è colpa della politica, però allora dove le cose sono andate male, se vanno bene dove merito dei clinici, dove sono andate male per la proprietà transitiva, secondo me è merito dei clinici. Allora vuol dire che anche chi decide fa la differenza, no? Perché dando per scontato che i clinici sono tutti bravi, allora vuol dire che possiamo anche accreditarci un ruolo. Abbiamo comunque garantito al professor Crisanti, alla dottoressa Russo e a tutti i professionisti del Veneto una sanità d'eccellenza. Il professor Crisanti ha ereditato, e qui penso da 6 mesi, è un validissimo scienziato, 6 mesi o 7 mesi, se giù di lì, un validissimo scienziato,
che ha preso in mano il primo laboratorio di microbiologia a livello nazionale. È un investimento tutto veneto. Cioè, quindi lui ha una Ferrari ed ha gli skills e ha la preparazione per dirigere una Ferrari, ma dietro anche di lui c'è una squadra che assieme a lui poi pulsa, no? Perché è ovvio che se è una Ferrari di questo genere, cioè noi abbiamo il laboratorio BL3 per dire, no? Che significa che noi maneggiamo, possiamo maneggiare, loro maneggiano virus e lavorano, avete visto anche quella partita del sangue, siamo uno dei 3 laboratori nazionali. Tanto è vero che la regione penso che abbia identificato nella partita delle carte, che se volete poi le rendiamo anche pubbliche, perché sono carte pubbliche, forse già a gennaio scrivevamo a tutti i direttori generali di avere come riferimento la microbiologia di Padova come laboratorio di riferimento. Perché ragionavamo in assenza di virus nel pensare che un laboratorio bastasse e tutti gli altri si occupavano dell'ordinaria amministrazione. Alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in fila 14 laboratori per fare tamponi, 2/5 dei tamponi li fa Padova e il resto li fanno tutto in giro per il Veneto, dei 580.000 tamponi. Basta. Dico, io spero che si possa trovare una via comune. Tutti hanno avuto un ruolo, tutti, e non voglio sminuire nessuno. Dopodiché, rispetto alle dichiarazioni del professor Crisanti, dovete chiedere a lui cosa intendesse. Cioè, io dico che il piano c'era, il piano c'è, punto. Ha avuto un'interlocuzione? Sì, mi ha messaggiato, ci siamo messaggiati anche ieri. Io ho un ottimo rapporto con il professor Crisanti, e come ce l'ho ottimo anche con la dottoressa Russo e tutti. Ma non lo dico perché va di moda così, chiedetelo al professore. Dopodiché, io glielo dico sempre, voi siete come gli artisti, no? Io frequento gli artisti, a volte genio, sregolatezza, no? Però ci sta fino al momento in cui poi ci sono le invasioni di campo e cominciano ad esserci problemi. Però insomma ne ho gestite di peggio, eh. No, su questo non ho dubbi. Cioè, ti ha fatto una raccomandazione, nel senso, non lo so. No, guardate! Ma no, guardate, cioè io penso che ho detto che sono entrambi, peraltro io li considero persone assolutamente apprezzate dai veneti e dalla comunità in genere. Ho detto, guarda prof, si tratta di definire meglio ruoli, competenze e risultati, e siete due vanti per la sanità del Veneto, assieme agli altri professionisti gli ho scritto, per cui avanti tutta. Noi non abbiamo tempo di distrarci. Però insomma, a mio avviso non avrà nessun seguito sto dibattito del fine settimana. Bene, io adesso ho una domanda io. C'era forse l'altra, scusami prima. C'era Zennaro. Buongiorno. Restiamo sul professor Crisanti Russo. Lei, come diceva il Presidente, genio e sregolatezza, fino al momento in cui non ci sono invasioni di campo, poi magari possono esserci così degli attriti. Oggi apprendiamo che in commissione a Montecitorio ci saranno delle audizioni di esperti sulle strategie per combattere il Covid-19, da cui a una serie di esperti, professori, scienziati, tra cui il professor Crisanti, che però non parlerà di tamponi ma parlerà di plasma. Ha sbagliato la commissione Montecitorio di darlo? Non ve lo so dire, però guardate, definiamo bene, l'università ha una convenzione con la regione, perché? Perché la regione è l'unica titolata a erogare servizi sanitari, l'università fa formazione e ricerca, magari è bene chiarire ai cittadini. Allora cosa accade? Accade che la regione ha un contingente di medici addirittura pagati a metà con l'università, e il professor Crisanti è uno di questi, cioè che è in convenzione, perché il laboratorio è un laboratorio dove ci sono le nostre macchine e diciamo, e lì ci sono degli ospedalieri, ci sono degli universitari all'interno del laboratorio. Allora, alla luce di tutto questo, noi abbiamo un servizio erogato, punto. Dopodiché tutti questi temi che mi poni anche te Alda sono temi dell'università, è l'università che dovrà chiarire, perché immagino che ci sarà qualcuno all'università che si occupa, ad esempio la dottoressa De Silvestro, che è anche capo dipartimento del trasfusionale
che si occupa delle cure sui pazienti piuttosto che di tutto quello che è l'immunologia e la famosa banca del plasma. Ma queste non sono partite nostre, sono partite che dovete chiedere al rettore, non ne so proprio. Cioè non, adesso, cioè, sarebbe per noi un'invasione di campo. Cioè non, posso fare una domanda? Prego. Avete invece avuto occasione, modo di verificare o comunque di chiedere chiarimenti al direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, questa vicenda di cui parlava sempre il professor Crisanti? Ci hanno messo i bastoni tra le ruote, la burocrazia, se non fossimo andati all'Imperial College di Londra non saremmo riusciti a trovare gli agenti? Non ne so nulla, nel senso che ho chiesto al dottor Flor, perché è corretto che dare la risposta che già ieri ci avete chiesto, di darci una risposta scritta rispetto a questo fatto, nel senso che sarebbe gravissimo che il professor Crisanti fosse stato costretto ad andare all'estero per avere dei reagenti, perché, mi sembra aver capito, per fatti burocratici o per... No, allora, a noi non è mai arrivata nessuna richiesta e non c'è mai stato nessun impedimento burocratico. Se è accaduto con l'azienda ospedaliera, ovvero con il dottor Flor, sarà il dottor Flor a chiarire sta roba. Però guardate, noi non ne sappiamo nulla, anche perché non posso non ricordare che noi abbiamo in mano una relazione a firma della professoressa Barzon, che diciamo è un caposaldo del laboratorio di microbiologia, e del forse 20 di, dico forse, guardate, sbaglio di un giorno, del 20 di gennaio, che ci informa che erano già operativi, già pronti a fare i tamponi con la modalità di Berlino, ho letto, e quindi poi non è il mio mestiere, e quindi se è accaduto qualcosa da quel 20 gennaio in poi non ve lo so dire, se, che quindi mancasse qualcosa. Se è accaduto qualcosa da quel 20 gennaio prima, non ve lo so dire, cioè non lo so. Cioè io, noi, dal punto di vista cartaceo, abbiamo quel pezzo di carta lì, che ci siamo pronti. Considerate che noi prima del 20 gennaio abbiamo fatto attività, il famoso piano della dottoressa Russo da un lato, ma le riunioni con i direttori generali, la vostra convocazione, forse qualcuno se lo ricorda, di sabato mattina per presentare la task force, ve lo ricordate quel sabato mattina? Andate a guardarvi le date, cioè come si fa a dire che se c'eravamo dormivamo? Cioè non... Sono sotto gli occhi di tutti. Comunque, anche per evitare che ci sia qualcuno che poi ci fantastica sopra, non sto parlando per lo so Crisanti, sto parlando magari di qualcuno mal informato che poi comincia a tirare nel mondo, sappiamo com'è. Stiamo redigendo una raccolta di tutti i provvedimenti relativamente al coronavirus, che la facevamo già, perché stiamo facendo un diario di bordo del coronavirus, anche perché resti agli atti, no? Tutti i provvedimenti fatti, e la parte pre 21 febbraio la splitteremo in maniera tale che ognuno ha quel pezzo lì, no? Dal giorno 0 al 21 febbraio cosa è accaduto? Zanaro. Sì, volevo chiedere sulle case di riposo. Ti posso lasciare dopo l'assessore, ti spiace? Sì, no, nessun problema. Grazie. Prego, allora il collega. Buongiorno. Ciao. Lei detto, giovedì si tireranno le somme di questi 10 giorni di apertura e ci si regolerà di conseguenza. Nello specifico volevo chiederle, nell'ipotesi peggiore, cosa potrebbe accadere, perché ha detto che non ci sarà una lockdown, perché non ce lo si può permettere neanche dal punto di vista economico. Qual è lo scenario peggiore che potrebbe verificarsi, in quel caso come risponderebbe la regione? No, guardate, fermi tutti. Io ho detto in un'intervista che mi è stata fatta, ho dichiarato, l'intervista del mattino, ho dichiarato che se ci fosse una reinfezione in autunno saremmo nelle condizioni di censire i focolai, ve ne ha parlato anche la dottoressa Russo, perché il focolaio per noi sono due persone conviventi o comunque che vivono da vicino, e quindi lavorare sui microfocolai e non più pensare di usare una rete con le maglie fine per prendere tutti. Questo ho detto. Quindi, dette in parole povere, finché sarà gestibile il lockdown non avrà più senso. Invece rispetto a qua, cioè, se ci fosse una reinfezione con una fiammata di quelle paurose stile marzo-aprile di quest'anno, ragazzi, una fiammata di quelle paurose con 400-500 persone in terapia intensiva e 2000 ricoverati,
va in lockdown, cioè non ci sono altre soluzioni, cioè devi, perché se fosse così forte vuol dire che siamo pieni di focolai, perché questo è il vero tema, la diffusione sul territorio. Dovremmo tornare tutti in casa, per questo che invito tutti a dire, inutile pregiudicare il futuro per fare l'happy hour fianco a fianco, cioè fate lo stesso ma evitate il casino, utilizzate la mascherina. Volevo chiedere sull'apertura dell'Austria ai corridoi turistici. Sì, io. Cioè è un cambiamento, diciamo, rispetto alla settimana, all'inizio settimana, un cambiamento importante. Ma guardate, io penso che il turismo è come, come si può dire, è come il pensiero, no? È un concetto di libertà totale. Pensare che si debba vivere turisticamente pensando dei corridoi possibili, a me sembra un assurdo. Allora, o siamo in esenzione da coronavirus e quindi possiamo avere uno Schengen europeo come l'ho definito io, oppure vuol dire che qualcosa non funziona. Siccome ci vuole un'autorità europea che sancisca questo, perché guardate, noi giustamente ragioniamo col confine comunale, regionale, nazionale, ma il virus non li conosce, o c'è o non c'è. In un mondo così connesso è assurdo pensare che i problemi dell'Italia finiscano sulle Alpi e poi inizino quelle dell'Austria, cioè, è un unicum. Per cui l'Europa, se c'è, batte un colpo su questa partita, guardate che è totalmente assente. Allora abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un giusto riferimento per l'Europa. L'Europa prende in mano con il commissario alla sanità, alla salute, non so come si dica, prende in mano questa partita e quantomeno si faccia un minimo di sintesi con gli esteri. Anche stamattina parlavo con delle persone che sono in Ungheria, dicono ma noi dobbiamo tornare in Italia, forse la Slovenia ha aperto le frontiere ma ci mancano ancora, cioè la gente deve farsi il calcolo di quante frontiere dovrà partire, cioè capite che non può funzionare, siamo in Europa, eh? L'Ungheria è in Europa. Ma è l'autorità che deve stabilire delle modalità. Già qua ci potrebbe essere, già in Italia ci potrebbe essere una forma parziale per alcune regioni. Però abbiamo dei dati di riferimento, sappiamo che c'è la chiusura o l'apertura in base alla rete. Non ho capito male quello che sta dicendo, è applicare anche all'Europa, esatto, la logica italiana. In modo tale che non sia più un privilegio per qualcuno, ma che sia una cioè, posso anche essere inquietato da un corridoio se è fatto così. Diciamo alla bisogna, no? Penso che se abbiamo dei valori che sono l'R con T, l'R con zero, abbiamo tutto il tema di altri parametri che l'OMS ci dà, cerchiamo di uniformarli così sappiamo tranquillamente, è anche un benchmark per noi, no? Ognuno sarà stimolato a guardare i suoi dati per tenerli bassi, non c'è niente. Presidente, buongiorno. Ciao. Il video ha fatto il suo effetto, nascono proprio per questi, quindi le chiedo in che modo potremmo rivivere i grandi eventi, quindi parlo di discoteche, parlo delle feste, insomma in piazza, le sagre, tutto quel settore, quindi anche il cinema, gli spettacoli, avete quindi in mente delle linee guida, effettivamente un modo per riuscire a contenere ciò che alla fine è l'avvicinarsi delle persone inevitabilmente, toccarsi, come mostrava appunto il video, claro, soprattutto nella danza che continuo a portare avanti. Sì, io ho capito che tu hai degli interessi nella danza, poi un giorno ci dirai quali, diceli subito così ci toglie la curiosità, qual è l'interesse? No. La moglie che fa danza? No, assolutamente. Amorosa? No, assolutamente. La figlia? No. Allora non faccio altre domande. È che penso veramente a un settore che rimarrà forse. Siamo d'accordo. Escluso tra... Ma guarda, io penso che il lavoro che stanno facendo gli assessori, in primis l'assessore Lanzarin, va in questa direzione. Stiamo codificando tutto con delle linee guida. Ormai abbiamo fatto il 90%, ci restano questi settori. Ma perché ci restano? Non perché siano di serie B, perché comunque le indicazioni sanitarie sono di non aprire subito. Ma sono prossimi, io direi che la volta del 15 giugno spererei di aver chiuso tutta sta partita, in generale. Dopodiché torneremo come prima, più vicini di prima, riabbracciarci come prima, ma in questa fase c'è una fase di limbo che dobbiamo un po' rispettare. Pensate che è una fase di convalescenza, definiamola così, quando tu sei convalescente non fai proprio al 100% quello che facevi prima, ma torni come prima, no? Ti rompi un piede o ti fai una ferita su una mano, non è che utilizzi l'arto come prima,
poi cambia regime, si tornerà come prima, non ci saranno più le mascherine. Vedo gente inquietata del fatto che morirà con la mascherina, non sarà così. Quindi è semplicemente, Presidente, in base al contagio, perché certo. Ripeto, non riesco proprio, al limite mio, la fantasia, a immaginarmi come vivere in questi momenti. Ma si risolverà, guardate, cioè, diciamo alla fine in fondo, probabilmente il giro di boa lo faremo in autunno con la reinfezione oppure no. Cioè, la storia di queste epidemie ci dicono questo, cioè come è venuto se ne andrà, nel frattempo va gestita questa partita. Però ricorda che proprio la dottoressa Russo diceva, io invece sto chiedendo di incentivare l'allerta e non di abbassare. Io cosa ho detto? Io non ho detto di abbassare la guardia, infatti sta facendo le linee guida, stiamo prevedendo tutto quello che deve essere previsto, qui mai nessuno ha abbassato la guardia. Tanto è vero che quando c'è stato il giorno a contagio zero noi abbiamo detto guardate che è un dato spurio, cioè andato. Non è sfalsato, è un dato che può accadere. Grazie Presidente. Prego. Perfetto, Presidente, a proposito di... Posso tirare giù un attimo così? No, a proposito di categorie dimenticate, ci sono, penso in Veneto, centinaia, se forse migliaia di lavoratori che lavorano nelle sale gioco. Alcune forze politiche vedono il gioco d'azzardo come una piaga assoluta, però la legge lo consente, che piaccia o non piaccia, si possono fare tutti i discorsi etici che vogliamo, però. Le sale gioco al momento sono chiuse dal DPCM, non da noi. No, lo so, però lei che dice, cioè voglio dire, sono comunque tantissimi lavoratori che sono senza stipendio da perché poi c'è il discorso del cassa integrazione che non arriva e quant'altro. Quindi è assolutamente vero. E ti aggiungo anche di più che assieme alle case, alle sale gioco, alle sale bingo, come qualcuno le definisce, ci sono anche i casinò, in particolar modo i due casinò di Venezia e Sanremo, che sono ancora chiusi. E allora c'è una doppia, diciamo, riflessione, quella del Ministero degli Interni per l'autorizzazione, perché comunque c'è di mezzo anche il Ministero degli Interni, e poi c'è quella importante di natura sanitaria. Ma su questo il Comitato Tecnico Scientifico per ora è stato inamovibile, come per le discoteche, il cinema e quello che sapete. Però anche lì si faranno, arriveranno le linee guida, bisogna partire, cioè linee guida che di fatto ci sono già. Però il tema del blocco col DPCM non è irrilevante. Considera poi che il tema nazionale qui pesa molto, perché poi sono di fatto dei monopoli dello Stato, perché loro vivono dell'aggio, no? Come si dice, e quindi sono strettamente legati a doppio filo al governo e allo Stato. Cioè con noi ci sono, sicuramente portiamo avanti anche questa partita, ma no, non è strettamente legata a noi. Grazie. Allora, non sei l'unico che ci ha posto questa questione, eh? Cioè è una questione pesante dal punto di vista occupazionale. Mi sembra che volesse intervenire il collega Tosato. Prego. Sì, dunque, io torno sui tamponi. Prego. Per due ragioni, poi devo fare anche la domanda che ha posto un lettore. Allora, per quanto riguarda i tamponi, vengono segnalati ritardi negli esiti. Persone che hanno fatto l'inizio della settimana, alla fine della settimana non sanno ancora nulla e insomma sono un po' in ansia. Sta benedetta macchina di Padova, quella che era stata bloccata dal guasto, ci hanno spiegato, precedente l'apparecchio a cui era collegata, insomma ci hanno detto che era un circuito di tre apparecchi, uno, due, tre, estrattore. Ecco. Sta benedetta macchina ha ripreso a funzionare. Dovrebbe essere stata riparata, perché ci parlavano di giovedì, potete sentire il dottor Flo, e probabilmente l'esito in ritardo potrebbe far parte del fatto che legato al fatto che sempre secondo il dottor Flo la giacenza dei tamponi era sui 20.000 pezzi. Circa 20.000 pezzi. Sì, su Padova. Ecco, poi c'era un altro da verificato dal dottor Flo, ovviamente. Però visto che è stato scritto sui giornali, se non l'ha smentito vuol dire che è buona. Su questo fronte dei tamponi, qual è la prospettiva? Nel senso che sappiamo che adesso
questa fase nei protestanti i farmacisti, no? Mi pare. Anche i farmacisti. Sono anche i farmacisti. Sono i dentisti. Ecco, ho parlato con dei farmacisti di questa settimana, alcuni sono stati chiamati, eccetera. Molto. E siamo ai dentisti adesso. Sono allargati. Allora, abbiamo i dentisti, facciamo ogni 10 giorni i medici al fronte, malattie infettive e terapie intensive, e ogni 20 giorni il resto del personale sanitario e le case di riposo. Ma credo che in settimana riusciamo a portarvi anche uno schema delle percentuali per queste categorie. Vi portiamo anche uno schema così vedete. Di fatto noi usciamo, vedete, ogni giorno 11.000, 10.000, 12.000 tamponi per far tutto questo giro. Quell'idea che era stata suggerita, cioè era emersa qui durante i punti stampa di, una, di uno screening estivo rivolto anche in maniera random ad alcune fasce della popolazione. No, guardate, adesso c'è l'indicazione nel piano di sanità pubblica della dottoressa Russo, c'è l'indicazione di fare le categorie a rischio e poi ovviamente i sintomatici e i contatti stretti. E poi si fanno gli isolamenti, cioè questo è il piano che stiamo seguendo da mesi ormai. C'era un tema epidemiologico di studio che aveva proposto il professor Crisanti rispetto a una popolazione indifferenziata, ma ecco, io non vorrei si confondesse l'aspetto della cura e clinico sanitario da quello che è ricerca scientifica. Faccio un esempio, su VO c'è un esperimento di natura di ricerca scientifica che va per conto suo, che ovviamente è stato messo in piedi dal professor Crisanti, ma non è che noi facciamo cure oggi con la partita di VO, magari VO ci darà, come si può dire, delle indicazioni su molti aspetti, ma nel frattempo noi dobbiamo curare i cittadini. Un'altra domanda, questa molto specifica, se vogliamo, ma neanche tanto. Un paio di lettori ci chiedono come e quando saranno sbloccati concorsi regionali extrasanitari, nel senso che... Ah, quelli che si sono sospesi per il coronavirus, ma si riparte. Abbiamo messo tutta la formazione, quindi di conseguenza... Parliamo di extrasanitari. Sì, 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 li avevamo sospesi, fra l'altro, l'hanno lasciato aperto solo quelli sanitari. Esatto. Ripartono, io penso che da giugno si torna in pista, insomma. Anzi, alcuni sono già ripartiti, ho visto i bandi. Presidente, lei ha detto che la volta di giovedì si capirà un attimino. Abbiamo degli indicatori. Rispetto alle due settimane di apertura. Ci sono alcune attività che però non possono aspettare, nel senso che devono essere programmate per tempo, quindi probabilmente dovranno essere questa settimana o nei giorni prossimi. Lei fa parte del Consiglio di Amministrazione della Biennale. Biennale Architettura è saltata. Rinviati l'anno prossimo dalla città di Venezia, ma non solo, proprio tutto il Veneto è stato una perdita anche dal punto di vista economico, e in ballo c'è la mostra del cinema. Lei che parere ha per settembre, di farlo o di rinviarlo? No, di farlo. E vi dico, c'è anche un parere sanitario, anche se qualcuno non se n'è accorto, che è quello del Comitato Tecnico Scientifico, che ha espresso un parere per le elezioni. Ha detto che le elezioni vanno fatte non oltre settembre. Il che vuol dire che settembre in teoria dovremmo essere tranquilli, no? Lo dicono loro. E siccome la mostra del cinema si fa da fine agosto ai primi di settembre, ci sta. Guardate, ho parlato col presidente Cicunto, ho parlato proprio qualche giorno fa, l'ho chiamato, ci sentiamo ogni tanto, e c'è il tema dell'architettura che oggettivamente mi diceva, messo in videoconferenza, non so quanti, 200... E rotta in realtà, dice, la stragrande maggioranza non si prendeva l'impegno di venire a vestire, perché poi io sono il primo a dire che è una grave perdita, che è un casino, però bisogna anche essere corretti e dire se questi non vengono a vestire i padiglioni. Tanto è vero che il presidente Cicutto mi dice che sta pensando comunque a qualcosa di alternativo e di valorizzazione in questa fase di limbo di attesa. Sulla mostra del cinema c'è la grande partita di farla, perché cioè io dico bisogna farla, e probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che di solito siamo abituati a vedere. Mi diceva anche il presidente, che è un esperto di cinema,
Mi diceva anche che molte produzioni del coronavirus non riescono a rispettare le anteprime e le uscite dei film, perché si sono sospesi i set e quindi le riprese, per cui c'è anche quel problema. La mostra del cinema si deve fare, insomma, il periodo sembra ad oggi che sia ottimale, quindi si faccia, anzi sarà un'occasione, insomma, per far vedere che qui si riparte. Sapete, la mostra del cinema chiusa a Venezia ha un effetto che non è proprio irrilevante a livello internazionale. Ecco, se non ci sono altre domande, l'assessore Lazzarini. Una richiesta di denaro per l'assessore Lazzarini, sì. E poi abbiamo l'assessore Bottacin, che ha anche delle informazioni interessanti da darci. Io vado perché ho la diretta con l'annunziata oggi. Perché? No. Bene, bene. Anzi, grazie che ci ha pensato. Arrivederci, buongiorno. Grazie. Buona domenica. Assessore, una domanda sì, l'ho fatta prima, ma quella sulle visite dei parenti nelle case di riposo, perché continuano, cioè ovviamente la situazione è tragica per anche i contatti con questi anziani che già sono in difficoltà senza vedere. Noi eravamo pronti già con linee di indirizzo che prevedevano sia le riammissioni, quindi i nuovi ospiti, quindi un doppio tampone, un all'inizio, uno dopo i 14 giorni, il periodo di isolamento, le visite e anche la riapertura, perché c'era un'altra parte, quella dei centri semiresidenziali per un'autosufficienza, che sapete soprattutto per i malati di Alzheimer sono molto importanti, no? Quindi abbiamo questo documento che è pronto, abbiamo chiesto proprio nello spirito collaborativo, insomma, con cui ci stiamo muovendo, anche delle osservazioni alle due sigle, UIP e UNEVA, ce le dovevano dare entro venerdì, ci hanno chiesto questo fine settimana un po' più di tempo, però la volta di lunedì, insomma, noi usciamo con queste linee di indirizzo che prevedono tutta una serie di cautele, per quanto possono anche già anticipare qualcosa, tutta una serie di cautele, però aspettavamo anche loro, e anche la possibilità di fare dei tamponi veloci, quelli rapidi, per capirci al familiare che va a visitare, cercando di limitare comunque sempre il numero dei familiari che entrano, e anche più o meno, anche se sappiamo che non è difficile, poi c'è l'anziano con più figli, però più o meno anche la stessa persona. Quindi da lunedì? Da lunedì usciamo sicuramente con le linee, quindi poi apriamo subito esattamente. Quindi la settimana prossima? Sì, per i primi giorni della settimana prossima. Grazie. Cercando di dare delle linee più precise. Sì, poi sarà ogni residenza che farò delle applicate, decide se applicare o no? Poi è chiaro che l'ente gestore, noi diamo le indicazioni collettive e quindi uniformi per tutte. Poi saranno le singole, però io credo che insomma, in base a questo, anche il fatto di ammettere nuovi ospiti, questo sia nel dare una risposta alle famiglie che sono in lista d'attesa e attendono, ma sia anche appunto per le strutture che, se non sappiamo, stanno dando un po' di sofferenza anche come numeri. Grazie. C'è il collega avanzante. Assessore, sempre riferito appunto alle case di riposo, ai centri per gli anziani, le linee guida cosa prevedono specificatamente per le visite dei familiari? Avranno un contatto fisico o ci sarà allora, il vetro? Ci sono le ipotesi del vetro, su questo volevamo anche per questo abbiamo aspettato anche le osservazioni da parte delle due sigle UIP e UNEVA, perché devo dire la verità, loro sono molto prudenti su questa cosa qui, perché oggi abbiamo, mi parlava il direttore Merazzi, quindi cito l'USDA 3, che non c'era più nessun nuovo caso positivo in tutte le strutture della macchia trevigiana, quindi è chiaro che anche lì la cosa si sta riducendo e spendendo, però sempre con la massima allerta. Abbiamo avuto però delle situazioni, insomma, che a Verona nuove, che non c'erano prima, quindi è chiaro che insomma la cosa è muta in velocità anche in questo modo qui. Loro chiedevano appunto di essere molto più prudenti, per questo abbiamo chiesto a loro queste osservazioni, quindi prima di darti proprio una definizione completa aspetterei capire un attimo cosa è emerso da questa interlocuzione che abbiamo avuto con loro. Grazie, Sassone. Allora,
L'assessore Bottacini con delle novità interessanti in materia di protezione civile, mi pare che ci fosse anche una domanda di qualcuno. Allora, visto che oggi abbiamo finito un po' prima, pur arrivando per l'ultimo, ma con 5 minuti ve li rubo. Ve li rubo perché... Perché non c'è parmigiano? No, vi rubo 5 minuti per presentarvi il più grande donatore di tutta questa partita. Perché il Presidente ha detto che siamo andati a 50, quasi 60 milioni di euro, ecco. Però c'è un donatore che ne ha fatti 22 milioni e mezzo da solo e che è il sistema della protezione civile del Veneto. I volontari due giorni fa hanno espresso 101.182 giornate di lavoro. 182 giornate di lavoro, che quantificate secondo il parametro che utilizza per esempio l'Associazione Nazionale Alpini, corrispondono a 22.260.000 euro regalati alla collettività. Io l'ho detto in diverse occasioni, no? Si vincono le guerre con chi sta in trincea, i medici, gli operatori sociosanitari, la ricerca e tutto quanto, ma anche con i reggimenti logistici. E la protezione civile ha garantito la logistica in tutta questa attività. Vi elenco alcune attività che hanno svolto: screening temperatura presso aeroporti dal 31 gennaio, no, ma dopo ve le facciamo vedere. Dal 31 gennaio, lo sottolineo, cioè noi siamo operativi dal 31 gennaio, da quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ogni mattina qui dentro, dal 31 gennaio, c'è il collegamento con il Comitato Operativo Nazionale, ininterrottamente, sabati, domeniche comprese, e sala operativa sempre aperta, sono lì dietro i ragazzi della sala operativa anche oggi. Montaggio tende pre-triage all'esterno di strutture ospedaliere, e per quanto riguarda il montaggio, vi ricordate il 21 febbraio sera il montaggio delle tende fuori dall'ospedale di Schiavonia. Le prime delle 128 strutture che sono state montate, non solo tende convenzionali ma anche posti medici avanzati, che sono dei piccoli ospedali da campo. Supporto attività pre-triage, dove appunto i volontari di protezione civile sono stati impegnati nell'accoglienza delle persone che presentavano probabili sintomi da coronavirus. Ecco che sottolineo il fatto che i volontari sono stati in prima linea, anche loro a contatto con potenziali contagiati. Ripristino strutture ospedaliere, cioè hanno preso in una settimana, è stato definito da altri fuori dal Veneto, il miracolo della protezione civile del Veneto. In 5 giorni hanno ripristinato 5 ospedali dismessi, mettendoci dentro 740 letti e sistemando ascensori, impianti termici, impianti gas medicali, eccetera, eccetera, un lavoro enorme. Sembra una passeggiata. L'abbiamo gestito tutto noi, non abbiamo avuto consulenti esterni, tutta sta partita l'abbiamo gestita qui come Protezione Civile del Veneto e con le 25 persone, perché queste sono le 25 persone che dal 31 gennaio stanno operando, dandosi turni qui dentro come protezione civile. Quindi ringrazio anche tutti i dipendenti funzionari di questa struttura, che sono solo 25, ma come ha detto Mattarella, penso che possiamo confermare anche questa volta la protezione civile ha dato una lezione a molti. I 101.182 giornate uomo non si riscontrano, tenuto conto che siamo 5 milioni di abitanti, in nessuna parte d'Italia, tanto per essere chiari. Ci sono regioni che sono enormemente distanti da questi numeri. Presidio strutture ospedaliere diurno e notturno, perché gli ospedali riattivati sono presidiati con squadre di sicurezza, di emergenza, siccome non sono a norma, H24 tuttora. Ma anche il presidio per chi entra negli ospedali e quindi l'assistenza e informazione presso ospedali e distretti sanitari. Assistenza e informazione presso le stazioni ferroviarie, lo sapete che pur non essendo compito della protezione civile ci è stato chiesto e abbiamo fatto anche questo tipo di attività. Supporto alle sale operative regionali e provinciali, ovviamente. Supporto ai centri operativi comunali,
sono centinaia di comuni in Veneto che hanno aperto il centro operativo comunale per questa emergenza, assistenza alla popolazione, distribuzione di dispositivi informatici, recupero e distribuzione mascherine e altre forniture, e su quello, su ciò che riguarda le mascherine, dopo vi do un paio di numeri. E noi abbiamo 498 organizzazioni di protezione civile iscritte in Veneto, tutte per, si va dalla più grande accreditata, che è la Croce Rossa Italiana, che ha quasi 8.000 volontari, poi c'è l'Associazione Nazionale Alpini che ne ha circa 4.000, e poi si va a scendere fino al gruppo comunale, tutti che hanno lavorato in sinergia e in organizzazione. Questo per dire, prima ho ringraziato i nostri funzionari, perché si tratta di coordinare tutto questo esercito di persone che anche oggi sono fuori sul campo. I volontari che hanno regalato queste 101.000 giornate uomo sono 8.848 ad oggi. E, dicevo, la logistica è stata la parte che ha impegnato di più. Il materiale che arrivava dal commissario Alcuri da Roma, ma anche da altre parti, viene trasportato dai volontari della protezione civile ad azienda zero e poi distribuito anche in molti casi a case di riposo e alle province, ai comuni e agli ospedali. Quindi immaginate la mole di camion e mezzi che si muovono. C'è stato anche un incidente, un furgone che si è ribaltato, per fortuna senza feriti. Sono state distribuite agli ospedali oltre 14 milioni di mascherine chirurgiche, 6 milioni di mascherine FFP2 e alla popolazione 21 milioni di mascherine come quelle che sta indossando adesso Filippo. Oltre naturalmente a centinaia di ventilatori, di provette per tamponi, pompe peristaltiche, pompe siringa, eccetera. In più hanno distribuito tutto il materiale che ci è arrivato come donazioni, perché fra i donatori c'è chi mette i soldi, chi mette anche le donazioni. Magari vi facciamo avere l'elenco, perché sono veramente tanti, ma anche qui una quantità di materiale che è stato trasportato e spostato in giro per tutto il Veneto in maniera importante. Attività, dicevo prima, di sala operativa qui, ma abbiamo risposto e stiamo rispondendo ad oggi siamo arrivati a 10.130 telefonate per quanto riguarda ordinanze, chiarimenti, dubbi, eccetera. Rispondono da lì, dalla sala operativa, e continueremo questo tipo di attività. Fino a una decina di giorni fa l'attività era H24, quindi anche di notte uno telefonava, rispondevano. E poi in affiancamento alla sanità i volontari hanno svolto l'attività di contact tracing, cioè le famose due telefonate che venivano fatte al paziente per sentire come stava. In molti casi dietro al telefono c'era un volontario della protezione civile. Ecco, io vi ho rubato 5 minuti di tempo perché ritengo che coloro che sono stati definiti un modello che ha dato una lezione a tutta Italia il 12 marzo, l'ha detto Mattarella in occasione della visita a Belluno, si riferiva all'emergenza Vaia, penso che anche in questo caso abbiano dato un riscontro assolutamente eccezionale, e non posso che ringraziarli, e mi sembra il minimo sindacale. Sono il più grande donatore di questa emergenza. Tenete presente che molti di loro sono sul campo non dal 21 febbraio, dal 31 gennaio, perché lì è stato aperto lo stato di emergenza. Quindi la protezione civile è qui, presente in emergenza, dal 31 gennaio, non dal 21 febbraio. Quindi questo anche per rispondere a chi dice non c'erano piani, non c'era niente. Grazie assessore, se ci sono domande. Ci sono. Dopo lo passo a Reggiani che mi manda il prospetto. Io avevo una domanda per l'assessore Bottacin che riguarda un po' quello che diceva prima Zaia, ovvero la tua segnalazione sulla interpretazione del modello riguardante le infezioni. Hai qualche segnale in questo senso?
No, semplicemente ho fatto questa osservazione. Oggi quanti sono i casi positivi in più? Mi pare 11. 12. Però di questi 12 in realtà non sono 12 persone che fino a ieri non erano, come dire, sconosciute al virus. Di queste c'è